Concedi, Signore, alla tua Chiesa e ai suoi componenti, cioè gli uomini e le donne, di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno della mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello spirito. Ecco perché l'uomo e la donna dovrebbero mettere in pratica quello che il Signore consiglia, soprattutto come la Chiesa ha preso dalla Sacra Scrittura questo tempo di grazia che è la Quaresima, di mettere in pratica il digiuno quaresimale, la preghiera, di impegnarsi nella preghiera e soprattutto anche imparare la cosiddetta carità dell'elemosina, cioè condividere con chi ne ha più bisogno, ecco, ciò che Dio ci ha donato. Ecco, dalla cinta dove io vengo spesso a pregare, perché oltre il luogo, cioè la chiesa, e a me piace molto anche vivere questi momenti di preghiera anche attraverso il creato, perché ogni luogo è adatto per pregare. Certo, in chiesa c'è il Santissimo Sacramento e quindi è normale, perché chi riesce a capire cos'è il Santissimo Sacramento, cioè l'Eucaristia, cioè il corpo di Cristo e sangue di Cristo, anima e divinità che si trovano nel tabernacolo dove noi conserviamo le particole consacrate. Ecco, chi riesce a capire questo, è logico che dopo la natura è normale che si ritrova e vuole stare con Lui in chiesa, quindi davanti al tabernacolo, e lasciare che Lui parli al nostro cuore oltre che noi parliamo a Lui. Allora ecco che io vi auguro in questa giornata in cui il Venerdì Santo si ricorda la crocifissione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, ed è in questo giorno che la Chiesa ci chiede di mettere soprattutto in pratica, ecco, questa cosiddetta pratica del digiuno, astinenza delle carni, che non è solo la pratica di non mangiare la carne, pure perché non avrebbe nessun senso, visto che la carne ormai costa meno del pesce, quindi non è tanto la carne in sé, ma fare qualche sacrificio, qualche rinuncia importante, astinenza delle carni, cioè da tutto ciò che fa piacere alla carne, quindi dal cosiddetto agio, dal cosiddetto piacere fisico, quindi che può essere la carne, ma può essere anche il fumo per chi fuma, alcol per chi beve alcol, i dolci per chi mangia dolci e così via. Oppure addirittura per chi può fare proprio un'astinenza totale dal cibo e bere solo acqua con un pezzo di pane, come consiglia anche, ecco, il cammino meggiugoriano. Allora io vi invito proprio in questa giornata di fare qualcosa, ecco, ma non tanto fine a se stesso, ma fine dovrebbe essere quello di conformare la nostra vita a quello che Cristo ci ha insegnato e soprattutto avvicinarci a Lui. Quindi magari dedico del tempo più a Dio in questo giorno particolare, come la domenica, che ad altro. Ecco, cerco di cercare le occasioni prossime per poter fare del bene, affinché possa io santificarmi attraverso la rinuncia e lasciare un po' quello che ho per darlo ad altri. E poi astinenza dalle carni, come ho già detto, qualcosa che possa veramente aiutare il nostro corpo anche a liberarsi da tutto ciò che è piacere. Allora, dalla Madonnina della Cinta, ecco, vi auguro una buona giornata da questo paradiso che sempre Dio ci ha donato, e sperando che gli uomini imparino a conservare quello che Dio ci ha dato e non a sfruttare sempre per il denaro. E preghiamo la Regina della Pace, qui rappresentata da questa statua, affinché finisca questa brutale e insensata guerra. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo, buon venerdì e buona Quaresima a tutti coloro che naturalmente non ho l'occasione di incontrare. Dio vi benedica e sia lodato veramente Gesù Cristo attraverso la nostra vita concreta, attraverso soprattutto la nostra scelta di vita cristiana. Ci vogliono cristiani veri, però. Buona giornata, non che io lo sia, ma almeno mi sforzo. Ciao ciao!